Eccoci qua, Donatella. 170.000 euro, scritto grande così, che effetto fa? Insomma, non me l'aspettavo. È una bella cifra. Non te l'aspettavi di arrivare fino a qui? No, non ci sto credendo. Vediamo. E invece è tutto vero? Sei pronta? Possiamo andare? Sì, allora, certo. Metti la cuffia così ti isoli. Ecco qua. Mi senti bene? Sì. Perfetto. Allora, ci siamo. Via alla prima coppia di parole. Teatro o galleria? Galleria. Ghigliottina. Non sei stata fortunata, ma partendo da 170.000 abbiamo 85.000 euro ancora. Seconda coppia di parole. Scelta tra uomo e pioggia. Provo uomo. Ghigliottina. Aia. Altro taglio, abbiamo 42.500 ancora e siamo alla terza coppia. Donatella, la scelta è tra zona e centro. Vado con zona. Ghigliottina. E vai nella direzione giusta. 42.500 restano lì. Penultima coppia. Stavolta hai cambio e pacco. Provo con cambio. Ghigliottina. Provi bene. Siamo già all'ultima con 42.500. Forza, questa è la scelta da fare. Doppio zero o doppio malto? Allora, doppio zero. Ghigliottina. Benissimo, sembri sulla strada giusta, un minuto ancora di riflessione da adesso. Cortesemente puoi sistemarla lì coperta, la cuffia ormai la puoi togliere. Allora, hai iniziato con due dimezzamenti, poi invece le hai prese tutte ragionando, ho visto che ragionavi molto, no? Sì. Hai trovato una strada che ti convince? Allora,
Posso dire che cosa ho scritto? Adesso lo scopriamo insieme. Volevo prima capire come hai ragionato. Io stavo pensando che potesse esserci doppio malto alla fine, poi non l'ho scelto perché aveva appunto un campo semantico molto ristretto. Con pioggia mi è venuto in mente ombrello, ombra, zona d'ombra, cose così, e poi ho cambiato direzione. Con cambio mi è venuto in mente solo il cambio dell'automobile o il cambio d'abito per il teatro. Per il teatro. Per cui sono andata un po' di abbinamenti a due a tre. Avresti voluto doppio malto perché? Per la birra rossa, pioggia rossa e zona rossa. E non l'ho scelto. Birra rossa perché hai scelto rossa. Pioggia rossa e zona rossa, sono le uniche due. Allora, teatro e rossa? E la tenda. La tenda del sipario. Non so, magari in gergo si chiama così, non ho idea, il sipario. Potrebbe chiamarsi la rossa, dice forse la tenda. Pioggia. La pioggia rossa è quella che trasporta la sabbia del Sahara, che sporca sì, un po' le macchie. Abbiamo avuto anche una domanda qui, l'eredità su Atene, su un cielo, lì era arancione, però potrebbe essere pioggia rossa con la sabbia rossa. Zona? Il 2020 ce lo ricordiamo purtroppo, sì. Zona rossa. Sì, la zona rossa. Restrizione. Assolutamente, è una zona diciamo che è interdetta, no? Che è interdetta magari a libera circolazione. Cambio? Non lo so. Non c'entra niente, secondo me. Doppio zero era meglio doppio malto. Era meglio doppio malto, secondo me. Allora. Non lo so, sono confusa. Senti, la pioggia, no? La pioggia, che cos'è? Acqua. Sì. È acqua. Evento atmosferico. È un? Evento. Evento? Non esattamente evento. La pioggia è un? Non è un evento. Agente. Un agente atmosferico. La pioggia è un agente atmosferico. Ok? Ok. Allora, proviamo a vedere come abbinare agente anche alle altre. Oddio. Teatro e agente? L'agente inteso il manager, quello. Un agente di teatro, quindi quello che si occupa di fare un po' da impresario, soprattutto da rappresentare gli attori, no? Agente di teatro. La pioggia è un oggetto atmosferico. L'agente di zona. Zona. Per un prodotto, ogni agente ha la propria zona. Lo stesso agente di cambio, pure una professione che riguarda cambio, più. Cambio agente anche. La finanza, doppio zero sono gli agenti quelli con licenza di uccidere. L'agente doppio zero si riferisce al cinema, è un personaggio come per esempio 007. Quindi la parola di stasera è agente. Allora, Rotella, grande debutto. Ci vediamo domani. Buona serata.